pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'è, e sentire in fondo al cuore un suono di cemento. Mentre ho già cambiato uomo un'altra volta, come si cambia per non morire, come si cambia per amore, come si cambia per non soffrire, come si cambia per ricominciare. Gli occhi verdi e brillantina, sei tu quella certo che verrà, acide la pioggia sopra le mie spalle nude, e dentro un taxi innamorarsi come prima. Come si cambia per non morire, come si cambia. Fiorella Mannoia, eccomi. Come stai? Ben trovata. Grazie. L'ultima volta che ci siamo visti era proprio il momento della proclamazione. Sì, infatti. Vabbè, ma parliamo di questo Sanremo. Non è il tuo primo Sanremo con Come si cambia? No, in realtà il primo Sanremo era 1981 con Caffè Nero Bollente. Vediamola, ricordiamola insieme. Mettiamoci qua, sì. Fiorella, rivediamo sì. quelle immagini e quel Sanremo. Eccolo. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Molto rock anche la posizione. Che ricordi hai di quel primo Sanremo? Ricordo una confusione generale, cioè catapultata lì, è stata oggi la stessa confusione che ho provato quest'anno. Davvero? Sì, credo che non sia cambiato nulla. Cioè, bello questo però. Sì, quel palco non c'è niente da fare. Dà sempre un'emozione, dà sempre un'intensità particolare. Tu pensa che mentre cantavo quest'anno, me lo dicevo da sola e dicevo... Ma sei proprio scema, sono 40 anni e più che canti, ancora stai con sto batticuore. Mentre cantavo io, calmati, devi stare calma, ma non c'è niente da fare. È così, non... è così. Chissà no. La prima volta, quando nel 1969 abbiamo trovato una curiosità che forse non ti ricordi neanche, il grande Mike Bongiorno ti presenta alla Mostra Internazionale della Musica di Venezia con una canzone che si intitola, facciamolo dire da Mike Bongiorno, parla di un ragazzo, poi ci dirà chi è questo ragazzo. Vediamolo. Si chiama Fiorella. Come vedete, una ragazza longilinea, non per niente figlia di una famiglia di acrobati, ottima cavallerizza. La canzone si intitola Quel ragazzo lì e mi hanno pregato di dirvi che questa canzone è dedicata a Celentano, perché noterete nelle parole che ci sono appunto delle frasi che si riferiscono a questo simpaticissimo cantante. Allora, ascoltiamo Fiorella. Mi piace quel ragazzo lì, mi piace perché è fatto così. Bello non è, ma che mi fa, è il più simpatico che c'è. Le sue canzoni io le so. Hai visto che... Dove l'avete trovato? Nelle Tech Rai, Hai visto?
No, mai visto. Hai visto che sorpresa? Ed era appunto, è vero, una canzione che era dedicata a Adriano Celentano. Solo Fiorella, però era sì, solo Fiorella. Fiorella, con i capelli stirati. Ma andiamo avanti, nel racconto di Sanremo, poi arriva... Che tenerezza, mi ha fatto, molta tenerezza. Beh, speriamo di averti fatto un bel regalo. Molto. 1987, il terzo festival, consacrazione assoluta con un pezzo bellissimo scritto da Enrico Ruggeri, da Schiavone, Quello che le donne non dicono. Sanremo 1987, un capolavoro. Prego. Fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo quel dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità, che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, o potrà arrivare a stare con noi. Siamo spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro. È difficile spiegare certe. Bella. Addosso per sempre, ecco. È quasi un inno. Sì. È diventato poi è passato. E poi è bello intergenerazionale, perché questi ragazzi la cantano come se fosse un brano che hanno sentito a questo festival di Sanremo. Invece non erano neanche nati. Erano nel libro dei sogni. Esatto, erano nell'etere. Esatto. Allora, vinci tutto, e anche nell'anno successivo, con un'altra canzone molto bella, Non va niente male, Le notti di maggio, vediamolo, il filmato. Ivano Fossati. Ma nelle notti di maggio non può bastare la voce di una canzone per lasciarsi andare. Nelle notti come questa che ci si può pensare, se non una canzone per farsi ricordare. Abbiamo citato Vano Fossati, Ruggeri, Schiavone, cioè tutti i grandi autori fanno a gara per scrivere una canzone perché riesce a interpretarla in modo particolare. Proprio in quel periodo Battisti disse: io non scrivo più canzoni per altre, però per Fiorella Mannoia farei un'eccezione. Mi sarebbe piaciuto. E che piaciuto. Effetto ti fa sapere questo, cioè questa responsabilità di essere una grandissima... Mi fa piacere, io ho sempre rivendicato con orgoglio il mio ruolo di interprete. Comincio a scrivere canzoni, ho cominciato solo qualche anno fa, ma ho sempre rivendicato con orgoglio perché è una bella responsabilità. Cantare le canzoni, le parole degli altri, farle proprie, rispettarle, cercando di mantenerne il senso e valorizzarle. Insomma, e valorizzarle quando ci riesci è una responsabilità, no? È come un po' chi traduce un libro,
ha una grande responsabilità. O e fa un film da un libro. O fa un film da un libro, per cui non, è un, non è una cosa facile. 2017, ecco. Festival di Sanremo. Eccolo. Ogni volta. Stavolta. Seconda arrivata, seconda! C'ero quasi riuscita stavolta. Quella scimmia. La scimmia. E nuda per di più. E per di più nuda. Allora, come è stato questo festival? Bellissimo. Comunque entusiasmante, sì, immagino. Sì, sì, è stato. Te l'ho detto, come dicevo prima, è stata la stessa emozione, poi la stessa centrifuga. Stai dentro una... È un frullatore. Ti portano di qua, di là, fai interviste, cose. Insomma, è stata una bella esperienza. Ritornarci poi dopo... quasi davvero 29 anni dopo. Questi sono dettagli, dai. Vabbè, dettagli, non lo diciamo. Sembra ieri. Sì, ho parlato di autori, l'autore di questa canzone, uno degli autori, è giovanissimo, è Amara, ci piace citarla perché sì, è una grande, bravissima, che è partita proprio da Sanremo, anche la Sanremo del 2015, ricordo. Tra le nuove proposte, che sia benedetta, ecco. Fiorella Mannoia. Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa... Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità, e se è vero che c'è un Dio non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà, in questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita, non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore, a chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero, a chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta. Grazie a te. Che grazie, sia benedetta grazie. La tua voce, la tua forza, la tua intelligenza, grazie. La tua grinta, da quella ragazzina che dal 69 esatto. È stata presentata da Mike Buongiorno. Mi fa un certo effetto pensare che ho l'opportunità e l'onore di presentarla grazie, io. Caro, grazie. E ricordatevi che l'album Combattente è disco di platino, quindi ci rivedremo grazie, il 6 e 7 a Verona ai Wind Music Award esatto, per festeggiare esatto. Sicuramente. E il tour Combattente, un sold out dappertutto, sì, grande successo grazie. Per Fiorella Mannoia. Tutta la rena, grazie. Ciao. Grazie. Grazie mille.